Siamo particolarmente soddisfatti e contenti oggi. Questo è il quarto anno che si organizza questa bellissima manifestazione. Un ringraziamento va naturalmente a chi ha organizzato il tutto, ma soprattutto io mi rivolgo in maniera particolare all'assessore della salute e all'assessore Spagnolo, che hanno curato nei minimi particolari con il consigliere Foggia tutto quello che sta succedendo oggi. È una bellissima giornata, molto bella. Spesso nel nostro cuore c'è il desiderio di fare del bene, però magari le notizie che sentiamo in televisione ci scoraggiano. Invece vedo che quando tocchiamo il cuore delle persone c'è una grande disponibilità. Vedi oggi, iniziare dall'organizzatore che è il consigliere Foggia, che ha cercato di superare tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli, ma soprattutto la grande generosità del signor Lanzoni, che per il quarto anno mette a disposizione dei bambini che non si possono permettere il lusso di venire alla giostra, pur desiderandola moltissimo, ecco, di passare un pomeriggio in grande allegria. Per non parlare poi dei disabili, che non sempre è consentito loro la possibilità di poter godere di queste bellissime manifestazioni. Noi ringraziamo veramente ancora una volta il signor Lanzoni e l'assessore Foggia, e questo ci dimostra che organizzandoci in armonia le cose si possono realizzare bene. L'amministrazione dei Cristalli ha ben accolto questa bellissima iniziativa che è stata proposta dal consigliere Foggia. Io un plauso, un ringraziamento particolare, come hanno detto i miei colleghi assessori, il signore Lanzoni, per avere dato questa bellissima opportunità alle associazioni, anche a delle ragazzi di varie scuole. E questo è un momento di condivisione, di gioia, che questi ragazzi sicuramente credono tanto a un bel sano divertimento insieme anche alle famiglie. E questo, diciamo che l'amministrazione Cristaldi è sempre attenta e sempre sensibile ai ragazzi, e non solo si sono organizzate queste bellissime iniziative, ma se ne sono fatte anche altre. E noi come ogni anno facciamo questa cosa per i bambini, cosa per riconoscere che noi sentiamo anche il fattore di aiutare questi bambini facendoli divertire, e anche per dimostrare la nostra categoria si fa carico anche di queste situazioni. E anche oggi, come vedete, stiamo passando veramente una bellissima giornata, una giornata piena di significato. Dico semplicemente che stiamo passando una giornata in allegria con bambini, con disabili. Spesso queste categorie non vengono considerate, e noi di conseguenza, in qualità sia in primis di cittadini ma anche per il ruolo che occupiamo da consigliere comunale, dico semplicemente cerchiamo di prenderci cura. Questa ormai è la quarta edizione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i gestori delle giostre che si mettono sempre a disposizione per il sociale. Ecco, il sociale prima di tutto. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto la manifestazione, quella da Mucio Gusto, per quanto riguarda la giornata in Colata Armonia, dove c'è stato il gelato e la pizza gratis. Questo è anche, diciamo, il proseguo di quella manifestazione. Ancora una volta siamo vicini ai bambini. Dico semplicemente che i bambini non votano. Noi lo facciamo questo con il cuore e lo facciamo con passione. Una cosa è certa, questa è la quarta edizione, cercheremo anche di riproporre il prossimo anno la stessa manifestazione, perché vediamo tanti bambini sorridere, ma soprattutto vediamo tanti bambini gioire. Ci possono pure criticare, ma noi ci mettiamo sempre la faccia. Dico semplicemente a chi critica, cercate di fare meno di noi. Noi abbiamo bisogno anche di quelle persone che criticano, perché l'interesse è quello sicuramente di realizzare questa manifestazione e di migliorarla. Noi siamo vicino alla gente bisognosa, siamo vicino a quei bambini che spesso e volentieri non hanno neanche l'opportunità di venirsi a fare un giro. Sicuramente è un periodo di crisi, naturalmente volevamo accontentare tutta la città, ma sappiamo pure che non è possibile. Abbiamo cercato di scegliere l'associazione, diciamo, e la gente che ha veramente bisogno. Dico, rinnovo semplicemente un grazie all'amministrazione comunale che mi ha dato l'opportunità di invitare tutte le associazioni di volontariato. Ringrazio il vice sindaco Stefano Bonanno, l'assessore Monteleone, l'assessore Spagnolo che sono qui presenti. Ringrazio voi di TeleBS che ogni anno comunque documentate questo evento, e ringrazio in primis personalmente il signor Lanzoni e, diciamo, e chi lo ha coadiuvato tutto ciò nell'interesse della riuscita di questo evento.